Salve a tutti, buon pomeriggio. Provo ad essere il più breve possibile, ma ho un messaggio importantissimo da dare. Forse il messaggio più importante, che fino ad oggi abbiamo dato. Mi è stato, riferito questa mattina da una mamma che il proprio ragazzo quasi non vuole uscire più di casa perché è preso di mira da un gruppetto di coetanei. Questa è una cosa gravissima, non è la prima volta che accade, non è il primo grido di dolore che accogliamo, sia io che la dirigente scolastica. Ma è giunto il momento di porre assolutamente fine a questa gravissima situazione. Io non faccio mai distinzione tra i nostri ragazzi e i nostri giovani. Le distinzioni le possiamo fare tra le persone adulte, ma i ragazzi devono inevitabilmente essere messi tutti quanti sullo stesso piano. Quindi per me i ragazzi sono tutti buoni. Ma è chiaro che c'è una situazione non più sostenibile. Non è pensabile che un nostro ragazzo o dei nostri ragazzi debbano avere il timore, la paura di uscire perché presi di mira dai propri coetanei. Allora io vorrei che il messaggio che passasse fosse uno e anche molto semplice. Noi abbiamo accompagnato pochi giorni fa la nostra amata Madonna in processione per tutta la nostra città. E tra i portantini, lancio un appello anche a tutti i portantini che siano, come dire, portatori di questo messaggio. Vedete, tra i portantini ci sono persone più alte, più robuste, più basse, più magre, più esili, ma tutte quante queste persone si uniscono e sorreggono lo stesso peso. Lo fanno perché si sentono parte di una comunità e perché gli muove una passione. E queste persone sono attaccate uno all'altra. E non si pestano mai i piedi, o almeno mai in modo volontario, perché sanno che danneggiando la persona che hanno accanto arrecano un danno all'intero gruppo. Ora io vorrei che i nostri giovani, come dire, prendessero questo esempio, come filosofia di vita. Ci sono giovani più deboli, giovani più forti, giovani più studiosi, giovani meno studiosi, ma siete tutti quanti figli di questa comunità e dovete sentirvi uomini quando riuscite ad aiutarvi l'un l'altro. Se invece pensate di essere uomini perché in gruppo o anche singolarmente, magari essendo perché più forti, perché più alti, se pensate di poter sopraffare un vostro amico, non siete uomini. Se foste adulti sareste dei vigliacchi, ma siccome siete ragazzi, siete giovani, dovete capire che non è questo il modo di comportarsi e non è questo il modo di sentirsi appunto uomini. Dovete sentirvi uomini quando riuscite ad aiutare il vostro amico più debole. Perché vedete, la condizione di forza è una condizione passeggera, perché chi oggi si vede, si sente, magari è più forte, potrebbe aver bisogno tra 10 anni, dell'aiuto del compagno che oggi invece
vedono più debole. Voi siete figli della stessa comunità, dovete rispettarvi, dovete sostenervi e dovete sentirvi uomini quando aiutate il prossimo, non quando lo denigrate. Spero questo messaggio passi. Ovviamente questa cosa o passa con un messaggio positivo o comunque noi non la lasceremo andare, ce ne occuperemo assieme al comandante dei carabinieri, alla comandante della polizia municipale. Sono atteggiamenti che non sono tollerabili. Prego ognuno di voi di comprendere che i più deboli vanno aiutati, punto, null'altro.